Cari fratelli e sorelle, tanto amati dal Signore, pace e bene a tutti voi da parte del Signore Gesù. E buongiorno da parte di Don Umberto. E diciamo insieme, siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, di Maria e Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. Questi è il figlio mio, l'amato. Apriamo le orecchie per ascoltare una voce che non viene dalla bocca di un uomo, ma dalla nube, dove è nascosto colui che parla, il Padre Celeste. Ascolteremo e accoglieremo Gesù come figlio degno di essere amato anche da noi più di tutti i tesori della terra. Ti rendiamo grazie, Signore Gesù Cristo, perché tu che sei il figlio primogenito del Padre e perciò il prediletto, hai chiamato anche noi a entrare nel tuo rapporto filiale con il Padre. E tu raccogli con fede la benedizione del Signore Gesù. Nella Divina Volontà, benedico il tuo spirito, l'anima e il corpo, benedico la mente, il cuore e la volontà. Benedico tutto ciò che ti circonda, il fuoco, l'aria e l'acqua per purificarle. Benedico il cibo perché sia per te come nutrimento sano per il corpo e la mente. Benedico le medicine che prenderai come dalle mani di Dio per darti salute. Benedico la casa, la famiglia e i figli. Benedico i tuoi cari, vivi e defunti, macchina e posto di lavoro. Ti benedico per aiutarti. Ti benedico per difenderti. Ti benedico per consolarti e perdonarti. Ti benedico per farti santo. Questa benedizione, nel nome del Padre, comunichi in prima nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendo la sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù, comunichi in prima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza. Nel nome dello Spirito Santo, comunichi in prima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti sono restituite le forze dell'anima e del corpo, sii risanato dall'infermità spirituale e corporale, e arricchita e abbellita di ogni bene e virtù, sia la tua anima. E per intercessione, la Beata sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedica Dio Onnipotente il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna, infinita, meravigliosa è la sua misericordia per noi. Ed ora ascolta Gesù, che parla il tuo cuore e ti dice: anima cara, sta bene attenta che ti voglio sempre più in alto. Perciò, nasconditi nella fenditura della roccia, cioè nel mio cuore aperto per te. Cari fratelli e sorelle a tutti voi, pace e felicità nella Divina Volontà, fiate sempre, Ave Maria, prega per noi, poveri peccatori, ma figli tuoi.